Avvocato Patrizia Menanno, naturalmente siete cauti voi legali che avete proposto la class action contro Acqua Latina, però siete ora pacatamente ottimisti per il ricepimento di questa vostra istanza, se ne parlerà il 20 di giugno. Intanto il Tribunale di Roma, a cui vi siete rivolti, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un importante soggetto che si chiama Utilitalia, che è una federazione che raccoglie le più importanti imprese ambientali, energetiche e idriche italiane, praticamente tutti i più importanti enti gestori. Naturalmente voi volete commentare soltanto il 20 di giugno quello che sarà poi la sentenza del Tribunale. Beh sì, senz'altro. Obiettivamente questo è un passo avanti nel processo, è stata una estromissione dal processo che ovviamente facilita anche il proseguo, perché restiamo noi e Acqua Latina nel processo, come è giusto che sia in una class action. Ovviamente insomma la discesa in campo di questo gigante nazionale ci aveva un po' allarmati, ma fortunatamente il Tribunale di Roma ha ritenuto di doverle estromettere anche alla luce delle note che noi abbiamo prodotto su questo argomento. Quindi diciamo c'è già anche un precedente in Sardegna analogo, dove la stessa Utilitalia è stata già dichiarata, il ricorso che aveva presentato ad adiuvandum, si dice tecnicamente, era stato già dichiarato inammissibile. L'avete definita una sorta anche di inversione di campo da parte di un soggetto che sarebbe una sorta di sindacato della stessa Acqua Latina, della stessa gestore, no? Volendo poi semplificare la questione. Sì, è sicuramente una realtà importante Utilitalia. Noi non la conoscevamo neppure, a dire la verità, poi dopo l'atto di intervento siamo andati un po' a documentarci. Comunque è una realtà importante che raccoglie a livello nazionale tutti i maggiori gestori idrici, elettrici e del gas d'Italia. Quindi diciamo loro però non sono legittimati a stare in questo giudizio, perché la sentenza sarà resa eventualmente solo nei confronti di Acqua Latina, quindi non avevano alcun interesse in questa causa. Ecco, possiamo definirlo, naturalmente voi rimanete cauti, che ora la strada potrebbe essere in discesa, o attendete o incrociate le dita. Siamo ancora come al primo giorno, quindi il 20 giugno discuteremo alle 13:30 davanti al Tribunale di Roma, un tribunale che si è mostrato, oltre che molto competente, bisogna dire il vero, ma non perché ci abbia dato ragione, ma perché si leggono anche le argomentazioni e le motivazioni delle ordinanze, anche molto sensibile alla tematica. Quindi speriamo che accolgano in pieno la nostra azione e che quantifichino nella misura massima possibile il danno che abbiamo patito la scorsa estate. Insomma, questo perché sia di esempio, sia, noi lo ripetiamo, ha anche un valore etico questa azione, secondo noi. Ecco, la questione dell'emergenza idrica, che comunque sta per certi versi caratterizzando questa sonnolenta, sonnacchiosa e per certi versi anche deludente campagna elettorale per il comune di Formia. Tu sei candidata, una dei pochi amministratori uscenti che comunque ha voluto tuttavia comunque candidarsi nel Partito Democratico. La campagna elettorale, come innanzitutto giudichi e soprattutto anche dall'alto della tua esperienza amministrativa degli ultimi 5 anni? Ma la campagna elettorale si profila, come hai detto tu, abbastanza piatta. Se vogliamo, il nostro schieramento è l'unica alternativa possibile oggi, anche perché gli altri sono più o meno tutti omogenei tra loro, diciamo. Noi abbiamo un programma, abbiamo delle idee e abbiamo dei progetti, dei piani che dobbiamo completare rispetto alla scorsa amministrazione, che non è stato possibile portare a termine per l'infedeltà, se vogliamo, insomma, di soggetti che avevamo nella nostra maggioranza. Quindi abbiamo fatto una scelta purista di soltanto 2 liste che ci permetterà sicuramente di governare. Claudio Marciano, 34 anni soltanto, da 10 anni peraltro già in giunta, potrebbe essere questo un punto di partenza per un nuovo centro-sinistra, anche prevedendo quello che potrebbe succedere da qui a qualche settimana su scala nazionale? Sicuramente sì, Claudio è stato molto abile nel mettere insieme di nuovo in questa campagna elettorale tutta la sinistra. Noi siamo l'unica offerta politica di sinistra che c'è a Formia, progressista, ripeto, con un programma fatto di cose, non un programma generico e generalista, e quindi invitiamo veramente tutti a votare per noi. Ecco, tu sei candidata con il PD, sì. Ti sei candidata sulla scorta anche
di importanti risultati, almeno un sasso nello stagno l'hai gettato, almeno coraggiosamente, per le deleghe che ti aveva appunto concesso, conferito l'ex sindaco Sandro Bartolomeo. La questione del recupero alla pubblica fruizione dei beni confiscati a personaggi in odore di criminalità organizzata. Purtroppo ti sei scontrata con una burocrazia che è veramente elefantiaca. Sì, ma guarda, i problemi che abbiamo avuto su Formia sì, sono di tipo generale, nel senso che per esempio noi abbiamo Marina di Castellone che non possiamo ancora richiedere all'Agenzia dei Beni Confiscati perché è ancora sotto sequestro, quindi non è un bene tecnicamente, insomma, bene confiscato. Passa troppo tempo tra il sequestro e la confisca, a volte le amministrazioni giudiziarie non sono neanche all'altezza di gestire degli immobili o delle aziende di rilevanza socio-economico in una città. Nonostante questo abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Se la Marina di Castellone è stata bonificata 2 anni fa, lo si deve all'amministrazione Bartolomeo. Ci siamo messi dietro l'amministratrice giudiziaria, abbiamo preteso che venisse bonificata, sono state scaricate quintali e quintali, tonnellate forse di rifiuti, detriti, materiale che si era accumulato nel corso degli anni. Non è stato possibile stipulare un contratto come ci veniva richiesto perché era esagerato l'importo che ci veniva richiesto. Come amministrazione comunale non ce la siamo sentita, 20-25 mila euro al mese più la ristrutturazione che ci avrebbe impegnato, insomma non avevamo proprio la possibilità. Per gli altri beni confiscati, beh, c'è l'esempio della Casa Giusta, la villa di Acqua Traversa, che è un esempio probabilmente uno degli unici in Italia, grazie anche al regolamento che sempre questa amministrazione ha approvato dopo 4 mesi soltanto dal suo insediamento, ed è una bellissima realtà che sta funzionando benissimo. Prima era sottoutilizzata, oggi è pienamente occupata, ci si svolgono laboratori, attività, insomma una serie di attività di tipo sociale, quindi di utilità per tutta la collettività. Ecco, tu stavi parlando di tempi di lungaggini che purtroppo stanno provocando anche il deterioramento materiale di questi beni, e poi nel momento in cui il comune ne diventa il proprietario deve provvedere con problemi di natura finanziaria. Sì, perché purtroppo l'Agenzia dei Beni Confiscati non dà anche una dotazione patrimoniale, economica, per sopperire almeno alle prime spese, quindi tutto quanto è a carico dei bilanci comunali. Per questo bisogna intervenire immediatamente, cioè anticipare il tempo della concessione in uso all'ente che ne fa richiesta già al momento del sequestro. Insomma, una situazione in cui lo stabile è appetibile ancora. Sei stata anche delegata anche alle pari opportunità. Domanda facile, ma secondo te Formia è una città giusta? Guarda, io Formia in questi 5 anni non ho visto una Formia razzista, ho visto una Formia leggermente androcentrica, se vogliamo, sempre parlando delle varie opportunità, ma insomma il tiro si può spostare tranquillamente con la cultura, quello che noi abbiamo fatto parlando di femminicidio, parlando di rispetto della donna. Abbiamo intitolato 23 vie a 23 donne, tra cui una via intitolata a tutte le donne della Costituzione. Abbiamo fatto delle cose importanti, sembrano piccole cose ma sono cose che lasciano il segno, perché una bambina avrà un modello in cui identificarsi, un uomo avrà maggiore rispetto per una donna che potrà identificarsi in uno di questi modelli. Ti faccio una domanda di carattere personale: certo, candidarsi per un partito che era ed è il diciamo primo azionista della vecchia precedente amministrazione, hai avuto molto coraggio? Sì, ho sofferto come hanno sofferto tutti i miei compagni e compagne di partito, però abbiamo voluto farlo lo stesso, cioè non volevamo ripetere l'esperienza di Gaeta in cui il PD è praticamente scomparso, non volevamo più proseguire un'attività politica anche con forze che non sono omogenee a noi, diciamo. Noi siamo un bel gruppo coeso, siamo un gruppo, abbiamo tutti quanti le stesse idee progressiste, e speriamo di continuare a fare le cose incompiute che abbiamo lasciato nella scorsa amministrazione e tante altre cose belle per Formia. Ti faccio una domanda finale. Naturalmente Claudio Marciano da noi interpellato, giustamente, legittimamente, punta lui ad andare al ballottaggio. Qualora invece ci andassero il centrodestra e Paola Villa, la domanda chissà quante volte ti è stata fatta e tu stessa te la sei posta, cosa farebbe il PD? Noi per il momento pensiamo di andare al ballottaggio, quindi ce lo vorremo dopo il 10 giugno questa domanda.